Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è su una profile Chaos Max relativamente budget. Questo video è nato per due ragioni. Il primo è che c'è un ragazzo nel mio local che tutte le volte mi chiede di questa lista. Io non ce l'ho mai dietro, me lo scordo, compagnia. E quindi questo è un modo di dargli la lista. Almeno gli dico guardati il video di tutto e ta. Lo va a cercare e trova questo video qui, quindi sappi che questo video è in parte dedicato a te. E seconda ragione è che comunque sia anche io volevo giocare un sacco il Chaos Max perché è una delle carte che mi piacciono visivamente di più di Yugi e penso di essere l'unica persona a cui piacciono le gold. A me piacciono tantissimo le gold, ma tanti le schifano un po' come le platinum, però non c'entra niente col video. Il deck lo trovo veramente buono, nonostante non sia particolarmente da denari, visto che comunque gli alternative sì, aiutano tanto, però sono skippabili volendo, potreste anche decidere di non metterli, perché il nostro focus va tutto sul Chaos Max e poi vedremo perché. Ho diviso in due parti il mazzo, quindi questo mucchietto che vedete qui sono le carte che io non sostituirei assolutamente, quello che vi faccio vedere è quello che dovete giocare. Questo mucchietto qui è il mucchietto delle carte che se non le avete non volete spendere soldi le cambiate con qualche cos'altro. Quindi cominciamo. 3 per di Chaos Max. Cosa c'è da ricordarsi di Chaos Max? Chaos Max è un incubo, soprattutto nel meta che verrà da dopo la banlist, visto che praticamente non può essere targettato e non può essere distrutto dagli effetti delle carte. Quindi contro Sky Striker è abbastanza free win, questo big boy, se riusciamo a calarlo. È sempre il sale il problema più grosso, però può essere una buona free win se riusciamo a calarlo. E anche contro altri mazzi che comunque si attarghettano e non hanno modo di outare il nostro big boy da 4K, anche contro altri Ghast in teoria può essere free win in determinate condizioni. 3 per dell'Occhi Blu, niente da dire. Se non giocate l'artwork originale, mi dispiace ragazzi, ma c'è qualcosa che non va. 3 per di Manju. Manju è staple, ha cervello spento in ogni mazzo rituale. 2 Mister Dogra Burrasca, lo utilizziamo perché mandiamo al cimitero col suo effetto. Ho Entis, ho un Araldo della Luce Bianca, credo. Dopo ve lo faccio vedere in extra comunque, che quando viene macinato ci aggiunge una carta magia rituale o una carta mostro rituale. Premia che dobbiamo pagare la bellezza di 3000 life points per questo effetto, che è un costo abbastanza altino. Quindi 3 Candle Bambola, 3 Talismandre, 2 Piuma Matite e 2 Pietra Libro. Volendo si potrebbe anche decidere di giocare 2, 2, 2, 2 di tutto, però io mi trovo bene così perché aiutano abbastanza ad avere sempre in mano quello che ti serve per calarti il Chaos Max. Poi giochiamo 3 Forma del Caos, niente da dire, la sua rituale. Ricordatevi che qui dentro non si può giocare la pre-preparazione dei riti perché nel testo di Forma del Caos non c'è il nome esatto di Chaos Max, quindi non potresti cercarti Chaos Max. Quindi non giochiamo la pre-preparazione per quello, non è che manca, è che proprio non la possiamo giocare, ragazzi. 3 arti avanzate del rituale, qua si potrebbe pensare di tagliarlo a 2. Però il 3 per ti dà una buona consistenza, ripeto, la nostra unica cosa che vogliamo è calare quel Chaos Max subito, e partendo secondi, e fare solo quello bene, quindi non ci preoccupiamo di tutto il resto, più carte rituali abbiamo, più le incandele sono consistenti. 3 Melody ci permette di cercare tutto il reparto Blue Eyes tranquillamente, quindi direi che è un must. 3 Scambio Creature, qualcheduno dirà, ma che cosa ti serve Scambio Creature? Molto semplice. Allora, ragazzi, piccolo ripasso. Chaos Max è un 4K di attacco che se bitta un mostro in posizione di difesa perfora e raddoppia i danni che fa. Tutte le nostre incandele, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incandele hanno 0 di difesa. Quindi vuol dire che a noi ci basta avere un'incandela in più sul campo. Il Chaos Max è uno scambio creature e la battle. Attacchiamo, abbiamo vinto. È una delle vittorie assolutamente più stupide che possiamo prendere, ma una delle vittorie più belle perché la partita dura 1 minuto e mezzo. Quindi andiamo alle carte che potete decidere di skippare o meno a seconda che l'abbiate oppure no. Due alternative. Ho anche il terzo volendo, però penso che due alternative bastino e avanzano. Servono più che altro per avere qualche cosa per levare carte problematiche. Non è indispensabile, ok? Però se lo giocate, le restanti carte che abbiamo qui dentro hanno un senso. Perché gioco anche Specchio del Drago, che siccome che l'alternative quando va al cimitero prende il nome di Drago Bianco Occhi Blu, praticamente è come se noi giocassimo 5 Draghi Bianchi Occhi Blu, che torna buono per calare le fusioni che poi vedremo dopo.
una sepoltura sciocca extra, ci fa andare a mandare o la rado della luce bianca o l'entis, parte l'effetto. Il problema è che paghiamo metà dei nostri life points, che ti tira abbastanza di pagare metà dei tuoi life points, però è una buona carta. Ripeto, le nostre partite durano poco, cioè il secondo turno si decide già tutto, non è che dobbiamo giocare 40 minuti con questo deck. E per concludere, visto che la banda ce li ha liberati, tre Call by the Grave, che non avevo voglia di levare dagli altri mazzi, ma sappiate che questi sono tre Call by the Grave nel mio cuore, ok? Quindi, questo va a concludere il mazzo di 40 carte. Come vedete manca un sacco di roba, non ci sono i reborn, non c'è assolutamente niente perché qui giochiamo solo l'essenziale per calare un Chaos Max e Eutica Pyre o due Chaos Max e Eutica Pyre. È una versione che vuole puntare a fare solo quello e lo fa bene. Prima che vada avanti mi stavo scordando di fare dell'extra, assolutamente minimo, perché giochiamo veramente due robine, che credo che siano quelle che vi servono alla fine, niente di più, niente di meno. Quindi se potete permettervi di giocare gli alternative e li avete, andate a inserire ovviamente le fusioni, quindi un Neo-Occhi Blu e un gemello che possono anche loro chiudere le partite da soli, delle volte. Un numero 38 perché è sempre bello averlo, se il gioco va a sud o se sapete contro che mazzo giocate può fare male, è un'idea averlo. Non lo calerete molto spesso, se non quasi mai, però ci sta di tenerlo. E poi Entis è la rado della luce bianca per il motivo che vi ho detto prima, ovvero che lui quando viene mandato al cimitero ti fa andare a cercare una carta rituale, magia oppure un mostro rituale. Lei quando viene mandata ti fa spaccare una carta sul terreno, se ricordo bene. Quindi molto utili. Tutto il resto dell'extra poi può essere riempito con quello che volete perché tanto non lo userete mai. Se ovviamente decidete di includere, che ne so, Saggio con i Veiler o altre carte, potete mettere tutta la varia parte sincro dell'occhi blu, quindi il livello 9, lo spirit white e tutto il resto. Io non li ho giocati nella mia build, però è una possibilità che avete. Come al solito facciamo un paio di mani di prova e poi concludiamo il video qua. Quindi un'arte avanzata, un'altra arte avanzata, Melody, Chaos Max, Specchio del Drago. È un drago bianco occhi blu, quindi come vedete già qui possiamo calare tranquillamente il Chaos Max due volte, se vogliamo. E il problema è che non abbiamo da Eutica Pyre, quindi non lo so, potremmo fare la Melody, andarci a prendere tranquillamente un alternative e un'altra cosina. In teoria avremmo anzi da Eutica Pyre. Sì, volendo sì, perché mandiamo due occhi blu, facciamo il fusione. Dovremmo averne abbastanza, sì. Allora, Melody, Blue Eyes, un Called, uno scambio creature, un Ghil Burrasca e che direi che va benissimo perché abbiamo quello che ci serve per andare a chiudere quasi la partita. Perché faremmo lui, paghiamo quello che dobbiamo pagare, se ci tirano un entrap abbiamo il Called, quindi va tutto bene. Andremo a macinare l'Araldo pagando 3.000. L'Araldo ci aggiunge una carta rituale. Ci andiamo ad aggiungere ovviamente Forma del Caos, direi. Anzi, no, sto scherzando. Ci andiamo ad aggiungere un'arte avanzata. Meglio, un'arte avanzata e facciamo Melody. Melody manda. Boh, se non ci hanno tirato un entra, possiamo pensare di mandare Called, per esempio. E ci andiamo ad aggiungere in mano due Chaos Max. Poi da qui parte il devasto perché possiamo rivelare il Blue Eyes che abbiamo in mano per calare lui, possiamo fare arte avanzata, ci evochiamo uno di loro, mandiamo un Blue Eyes al cimitero. Non abbiamo concluso la partita, ma ci manca poco perché praticamente sono 7k passa di danno in campo. Se c'è un mostro in difesa abbiamo vinto. Possiamo rimuovergli una cosa. Ci scambio creature. Direi che non è male. Allora, qua invece abbiamo tutto per Eutica Pyre, ragazzi. Quindi io non la giocherei neanche. Riveliamo lui. Cerchiamo quello che dobbiamo cercare. Lui viene calato.
ci fa cercare la talismandra e poi facciamo scambio creature, evochiamo il Chaos Max e siamo a posto in pratica. Abbiamo TK'ato. Questa è una mano da TK. Vediamo l'ultima, la terza, e poi direi che per oggi abbiamo concluso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E questo invece è un disastro, quindi possiamo sì calare il nostro Chaos Max perché abbiamo 500 modi di prenderlo, però non possiamo andarlo a chiudere questo giro. In teoria ne potremmo anche calare due di Chaos Max, però non credo che due Chaos Max bastano a chiudere una partita. Mangiù effetto, andiamo a prenderci un Chaos Max. Sepoltura manda l'Araldo e paghiamo metà life points, quindi siamo a 4K. Prendiamo un altro Chaos Max. Poi, arte avanzata, mandiamo un occhi blu. Evochiamo il Chaos Max. Facciamo forma del caos. Banniamo l'occhi blu che abbiamo al cimi per evocare un altro Chaos Max. Quindi così sarebbero in teoria 9.400 danni sul tavolo, loro due intargettabili, però può essere che non bastino. Quindi sono tanti danni, ma non è detto che bastino per OTK'are. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Ripeto, questa è una decklist fatta su misura per una persona che conosco che gioca al mio local, però ho pensato di condividerla, visto che comunque sia è un mazzo che mi ha convinto e che ho montato anche io, come vedete, qui fisicamente, quindi penso che sia un buon deck, è un buon modo di risparmiare, non servono le Bingo Machine Go Go Go, non serve il nuovo rituale che sta a delle cifre assurde e fa comunque quello che deve fare. Quindi un saluto a tutti e ai prossimi del canale. Ciao ragazzi!